Ehi, la ciurma! Io sono Mazzetes e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Mind Test Eater! Oggi, dato il farming della scorsa volta di diamanti, vorrei andare a craftare il Mining Drill MK3. Questa bestiona qua. Per cui ci vorrà un attimo di tempo, credo che dovremmo dedicare praticamente l'episodio a adesso, ecco. Proprio a lui in persona personalmente. Prima di tutto, visto che abbiamo bisogno di Red Energy Crystal, allora io andrei a fare magari di Diamond Drill Head abbiamo bisogno di 1 per il tier 1, 3 per il tier 2 e 3 per il tier 3, e quindi sono 6 e 1 7. Andiamo a craftare quindi 7 Diamond Drill Head, per cui ci servono 7 per 4 diamanti, 28. Ah, guardate, c'è arma che mi salutissima. 7x4, 28. Questa è la storia di Paperot. Paperot va giù in cantina a trovare la regina. La regina se n'è andata. C'era una filastrocca così. Non me la ricordo più tutta, però era simpatica. Allora, abbiamo bisogno anche di 7, 28 stainless steel. Quindi abbiamo bisogno di 21 carbon steel e 7 chromium. Allora, andiamo a iniziare con i 7 chromium, che già sono tantissimi. Dovremmo poi andare a farmare un po' di chromium. E poi carbon steel, che quelli là sono quello cotto oppure sono fatti col carbone? No, infatti sono fatti col carbone. Quindi abbiamo bisogno di 21 di ferro. E ne spariamo 10 qua. Ok. E quindi abbiamo bisogno anche di un po' di carbone. Sono 20. No, scusate, non so contare. Sono 11, quindi me ne vengono 22, ma GG. E quindi andiamo qua a, no, andiamo a cuocere questo. Andiamo a grindare questo. Questo lo metto già ad alloiarsi. Qua abbiamo bisogno di un po' di energeia, che andiamo a schiaffare dentro. Poi dovremmo pensare anche a provvedere alla farm di energia giù sotto. Ah, ma tanto i cavi non funzionavano, è vero. Quindi piccolo problemino. Beh, intanto facciamo così, spariamo questo qua dentro, andiamo a prendere i diamanti che mi sono dimenticato nella cestonzola. Ce ne servono 28, abbiamo detto. Ho calcolato che i diamanti dovrebbero bastarci perché ne dovrebbero servire 55 di diamanti, noi ne abbiamo 71, quindi dovrebbero andare bene. Ah, questo sta ancora lavorando alla grande. Vediamo dopo cosa ci serve. Allora, dopo ci servirà un altro bel po' di stainless steel ingot. Ma io andrei a fare prima i red energy crystal, di cui ne abbiamo bisogno di 3, perché qua ci vuole red energy crystal e qua ci vuole red energy crystal. Quindi i red energy crystal sono con i diamond block e le re battery, perché avremo bisogno anche di un botto di legno. Avremo bisogno anche di un botto di legno. E ora dovrebbe essere così. Un botto di legno abbiamo bisogno, perché sono un sacco di re battery. Beh, intanto andiamo a prendere i diamanti per fare 9x3, 27 diamanti. Per fare i 3 blocchi di diamanti. Come vedete ci bastano praticamente giusti giusti. Allora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, money, abbiamo bisogno di re battery, 2 silver ingot per 3, quindi 6 silver ingot e 6 red dye. 6 red dye ce l'abbiamo, sì. E 6 silver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E poi dobbiamo fare anche tutte quelle re battery alla grande. Allora, andiamo a fare questi nostri Diamond Drill Head. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ok, andiamo a cuocere il silver dust. Non ce la fa? Ne chiede 1000 questo. Porca miseria, abbiamo bisogno di temporeggiare un po' allora, probabilmente. Allora, qua così. Abbiamo bisogno delle 4 batterie. Che poi tanto è inutile che vado a mettere sta roba già là, perché tanto non funzeca, perché abbiamo bisogno prima di craftare il resto. Legno non ne abbiamo granché, dobbiamo andare a farmarlo. Tra l'altro, fin tanto che quegli alberi sono così buggati, non posso andare a fare una farm automatica. Copper e tin. Tin ne abbiamo un botto e mezzo, quindi non dovrebbero esserci problemi. Copper, prendo questo e ne cuocerei anche questo altro. Non è un mezzo stack, è quasi uno stack, però ci sta, insomma. E andiamo a metterlo là a cuocere. Poi andiamo a farmare un po' di legno alla grande. Almeno uno stacchettino di legno ci serve. Almeno uno stacchettino di legno, sì. Allora, andiamo a mettere già. Così. Ok, un po' di legno è andato qua. Giù. Però. Cos'era sta roba? Mi è laggato a bestia. E andiamo a ripiantarlo. Ok, ottimo. Poi andiamo a tagliare questo albericolo qua. No, no, ce l'ho ancora sulla testa, quindi tagliamo giù violenza, proprio giù di violenza. Mi rendo conto che quello che stiamo facendo è praticamente quello che è successo nella scorsa stagione. Cioè, nel senso che non è che cambiamo tantissimo la produzione, eccetera, eccetera. Ma anche perché bisogna un attimo stabilizzarsi prima di poter affrontare qualche costruzione, diciamo, più impegnativa. Ora come ora non abbiamo né una farm di energia, né una farm di legna. E quindi diciamo che non è poi così semplice. Scusate un attimo. Scusate, era la madre. Si stava dicendo che cosa. Non mi ricordo neanche più, non mi sovvengo più di che cosa si stesse parlando. Di che cosa si stesse colloquiando. Allora, di sicuro devo farmare altra legna. Come se non ci fosse un domani. Come se non ci fosse un domani. Come se ci fosse un apocalisse zombie. C'è proprio una di quelle paurosissime dove non abbiamo neanche più la possibilità di vivere in pace. No, perché ne distruggo sempre uno in più di blocco? Questo mi serve. Allora, Ponzi, ponzi, popopo. Dove è andata? Ok. Ma togliamo sta roba che non mi serve un Kaiser. Naturalmente si è fatto buio. Se non altro nel frattempo la farm di sotto starà. Oh, qua addirittura ha scavato due. La farm di sotto starà producendo un po' di mais. Almeno così poi siamo a posto. Tra l'altro non ho cambiato come vi avevo detto l'altra volta, che vi avevo detto. Ah sì, poi cambio perché così almeno. È a posto, cioè nel senso non va sprecato troppo grano prima di renderla attiva. E quindi non ho ancora cambiato niente di impostazioni, ma anche perché ho avuto pochissimo tempo, ho ripreso a lavorare e quindi il tempo è davvero molto molto poco. E tra l'altro colgo l'occasione per salutare i miei alunni, quelli che mi stanno vedendo, non so se c'è qualcuno, ma qualcuno l'ho visto in giro così per il canale, quindi saluto, saluto sempre, ciao.
Sì, lo so, era solido sempre, ciao, ma era una citazione, no? Colta proprio col tics, ma... LOL. Tra l'altro, suppongo che non vediate un case di nulla perché è buio, però volevo finire di raccogliere un po' di legna. E forse il video verrà anche un po' tedioso, ma il discorso è che il tempo è quello che è e quindi non ho tanta possibilità di registrare, tagliare, tagliare, registrare, poi registrare ancora un taglio e tagliare una registrazione e niente. Beh, uno stacchetto ce l'abbiamo di legno, forse non ci basta, ma comunque per ora va bene così. Per ora va bene, GG così. E ci lanciamo quindi nella costruzione di batterie come se non ci fossero domani. Qua la fornace dovrebbe aver fatto, ecco, ok, un botto di copper. E quindi andrei a fare batterie come se non ci fossero domani. L'unica cosa, l'unico casino mostruoso delle batterie è che non sono staccabili. Quindi andremo a farne 4 per ora, che sono quelle che ci servono all'inizio. 2, 3. 4, ok, il legno lo mettiamo via per ora. Via così, via col vento. E allora 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4 e 1 è andato. Ok. Ora dobbiamo andare, aspetta, questo lo metto qua. Ora dobbiamo andare a fare di nuovo altre 4 batterie. È proprio una scocciatura infinita il fatto che non siano staccabili. È proprio una perdita infinita di tempo. Ah, tra l'altro devo fare altro legno perché non mi basta quello. Idiota che sono. Allora, aspetta che facciamo che 90, ok, 46, me li converto tutti in planks. Ok. Ottimo. Ok. Allora, facciamo così. No, forse avanzerà anche il legno alla fin fine. 1, 2, 3, 4. Via il legno. Sarebbe comodissimo un pulsante che ti svuota quello che hai ancora nella crafting table. Cioè, che poi non è una crafting table questa, nello slot, diciamo, del crafting, ecco, per intenderci. Allora, così... No, non posso staccare neanche loro, ma porca di una miseria. Beh, se non altro sono solo tre. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 8, 9, 1, 2, 3 e 4. E fin qua ci siamo. Abbiamo creato i nostri favolosi Red Energy Crystal. Ok, ma dobbiamo andare a pensare al quarto. Questo, tra l'altro, il coal dust lo metto anche via, magari. No, è bruttissima la texture. Scusatemi, ma è proprio terribile. Allora, quel coal dust lo mettiamo là. Queste coal lamp le mettiamo qui. Per fare giusto un po' di spazio. Questa mettiamo qua. Ok. La tina, a parte che uno stack dovrebbe anche bastare, quindi quest'altro lo mettiamo qua. Allora, adesso... ma sta ancora bruciando questo coso? Togli questa, ne avevo messo un po' troppo. Dobbiamo fare il verde, due verdi. Quindi quattro cose ci sono, quattro green dye e quattro gold ingot. Quattro green dye forse ce l'abbiamo, quattro gold ingot no, ma non ci vuole molto. E abbiamo detto quattro green dye. Sì, ma perché avevo fatto forse una scorta di fagiolini. Con i fagiolini fai il green dye, avevo fatto green dye a manetta. E cuociamo il goldone. Facciamo le 4 pile intanto. Ok.
Ok, 1, 2, 3 e 4. Allora, i green die sono messi così, le pile sono così. Questo in mezzo e là ho i goldoni. Sì, forse mi ci stanno anche le altre 4 pile. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Sì, ci sta il pelo. Allora, i goldoni qua. Ora spara 1, 2, 3, 4 e lui. 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 Goldoni, goldoni. Che non è quello della locandiera, da non confondersi. Il grandissimo scrittore teatrale. E ora là abbiamo bisogno del blu, che ha allora altre 4 batterie. Necessita. Sì, il legno ne abbiamo anche preso fin troppo. 2 mithril e 2 blu. Dai. Dai, no, dai. Ok, scusa. Allora, 2 blu dai ce l'ho. Dai. Ok, le pile, le andiamo subito a craftare. Sì, abbiamo prodotto proprio un po' troppo legno, ma tanto serve sempre il legno. Allora, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e questi 4 qua. 1, 2, 3, 4, questi mettili pure così. Il copper via. Lui via, andiamo a prendere i due mithril ingot. E ora andiamo 1, 2, 3, 5, via, 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 via. Ok, ottimo. Allora adesso arriva il divertimento. Avremo bisogno di un electric motor, per cui carbon steel ingot ne dobbiamo fare ancora 6. Quindi 3 di carbone ce l'ho, prendiamo 3 di ferro. Ma a parte che il ferro possiamo anche tenercelo perché servirà, suppongo. No, com'è che si facevano già? 1 e 1 forse? Sì. Quindi devo mettere 6. Devo grindare 1, 2, 3 di carbone. E abbiamo la parte dei carbon steel. Poi qua ho bisogno di altro ferro perché non mi basta. Allora facciamo innanzitutto i copper coil 4, 4 e 4. Il ferro non basta mai. E un copper. Ok, andiamo a prendere uno stacchetto di ferro e a cuocerlo. Allora, iron dust, ottimo. Andiamo a cuocere tutta sta iron dust. Come se non ci fosse un domani. Questo l'ha grindato. Questo lo spariamo nell'alloy furnace. E dovremmo esserci quasi. Nel senso che se. Ok, questo ferro dovrebbe bastarci per questi. Fai all, me ne dai due. Uno, due, ottimo. Quindi, uno, due, coppia. E vediamo se ha finito. Ha finito. Sì, ottimo. Quindi andiamo a spararci qua dentro i 6 e otteniamo il nostro electric motor. Ora, quello che ci serve è stainless steel ingot. Forse due ce li avevamo effettivamente qua che avanzavano. Se non ricordo male. Sì, buonissimo. Per una volta la mia memoria non mi inganna. E facciamo copia 1. Ottimo, e l'MK1 ce l'abbiamo. L'MK2 abbiamo bisogno. Oh, altri due stainless steel. E qua altri due stainless steel. Vabbè, quindi vuol dire che dobbiamo solo fare quelli. 4 stainless steel, che servono 3 carbon. 3 carbon steel e un chromium. Quindi, allora, per il carbon steel, questo è un. E grindiamo un carbone. Poi abbiamo bisogno del chromium.
che stiamo pian piano terminando. E non è una buona cosa. Vai col Chromium, prendi questo, dammi questo. No, me ne serve un altro ancora. Allora, lui c'è. Ok. Ok. 1, 2, 3, 4, se non me ne fa 5. E poi dovremmo esserci. No, me ne bastavano 3, idiota che sono. Avevo contato giusto. Vabbè. Vabbè, allora, quindi questo abbiamo bisogno di quella roba là e c'è. Per l'altro abbiamo bisogno di 1, 2, 3, 1, 1 e 2. Ed eccolo là, il Mining Drill MK3. Dopo 21 minuti siamo riusciti a craftarlo con 21 minuti di lavoro, niente poco di meno. È un macchinario discretamente avanzato alla fin fine. E anzi, vi va bene che noi non ci mettiamo a fare nucleare, perché il nucleare c'è da uscirne pazzi. C'è da uscirne pazzi con quello che c'è da craftare per fare il nucleare. Una volta mi ci ero lanciato a provare, ma. Allora, lasciate perdere. Allora, mettiamo questo a caricare, tanto ci brucerà praticamente ogni. Sì, qua due bottiglie ci stanno, perché. Questo consumerà come un. Consumerà un fottio. Per caricare un Mining Drill MK3 ci va. L'ira di Dio. Una roba senza senso. E comunque, boh, io direi che per questo episodio è tutto. Il Mining Drill MK3 lo andremo poi a provare. Nel prossimo episodio di Mindtestita. La prossima settimana, sempre di sabato, se tutto va bene. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto, il mio link della pagina Facebook è in descrizione, potete venire a farmi un saluto anche là. Ci vediamo alla prossima, buona giornata!